Oggi li sfoglia una ristretta cerchia di persone, ma in passato anche da noi i fotoromanzi per molto tempo sono stati fra le letture preferite di un vasto ed eterogeneo pubblico. Nell'era delle soap opera e dei reality show, qualcuno ha deciso di rilanciare questo genere di pubblicazioni nella Svizzera italiana. Si chiama Carlo Sortino, ha 56 anni, è di origine torinese e vive a Lugano. Due grandi passioni, la musica, è musicista di mestiere, e i fotoromanzi. Recentemente ha deciso di concretizzare un progetto che da tempo teneva nel cassetto, far rinascere l'interesse per questo tipo di letture, che nei primi anni 50 segnarono una piccola rivoluzione sociale e di costume e anche servirono da trampolino di lancio a personaggi come Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Quattro i numeri finora pubblicati, dello stesso Carlo Sortino, il soggetto, la sceneggiatura e la regia. Come nascono le sue storie? Dunque, nascono sicuramente mentre sto dormendo, solo lì riesco a tirarmi fuori, perché se dovessi concentrarmi non riuscirei. A letto mi escono fuori delle storie incredibili, come l'ultima che ho appena finito di fare. A quale pubblico mirate? Soprattutto quello femminile, ovviamente. C'è mercato? Il mercato si sta sviluppando. Quasi tutti occasionali gli attori, inevitabilmente d'amore le storie di cui sono protagonisti. Oggi il set era a Bodio. La vita del fotoromanzo sarebbe la vita che vorrebbero tutti, diventare famosi. Io non voglio diventare famosa, ero qua casualmente. Mi è andata bene. Boh, spero che mi ricapiti. Cosa ti aspetti di questa esperienza? Diventare ricco, famoso, trovare tante fidanzate? Ma, essere sincero, diciamo, conoscere un po' più di gente, ragazze belle, perché no? Non che ne conosco di brutte, ma però ampliare un po', poi sicuramente divertimento e tutto questo. Ma prima di tutto l'ho fatto come un'esperienza nuova, ecco, per fare qualcosa di diverso. Non mi aspetto niente di particolare, diciamo. Solo che mi diverto e l'ho fatto con piacere, ecco, tutto qua. Tu lavori in un ufficio, domani Sì. potrebbe essere una professione questa? Ma perché no? Chi lo sa? Se mi va bene, forse sì. Allora, tutti insieme, andiamo qua. Io direi, possiamo mettere anche il mio amico Angelo che è stato così gentile? Siamo Mettiamolo. Da questo progetto cosa si aspetta? Beh, non di arricchirmi sicuramente, di conseguenza di farmi ancora conoscere dal pubblico. È bello quando la gente mi incontra e mi dice: ah, ma lei non è quello che fa i fotoromanzi. E dai ragazzi, alla mia età finalmente magari ci sto arrivando. Le comparse, attenzione! Benissimo!